Però, voi, domanda. Un mix tra cavigliere, elastici, bande e attrezzi più pesanti. In riva questa bellissima pozza. Gli attacco un pippone. Ma di che cosa stiamo parlando? Benvenuti in questo nuovo video vlog. No, i fiori sono ancora lì. Ai, me ne devo liberare. Comunque, allora, dopo il mio ultimo video sono stata molto felice perché vi ero mancata, voi mi siete mancati. È come è stato abbracciarsi a distanza e mi avete messo un sacco di voglia di continuare a vloggare. Dopo quel giorno, che era il giorno dopo un giorno che ero stata male, cioè un giorno molto down, è andata bene e la onda positiva è continuata fino ad oggi, quindi speriamo che continui. Diciamo che lo prendo un giorno per volta, cioè arrivo a fine giornata e dico, oh, ok, oggi è andata bene, speriamo anche domani, perché veramente a volte basta una cavolata per farmi cambiare totalmente umore. E vabbè, dipende anche da come io percepisco quella cosa, cioè a volte la percepisco in maniera positiva e quindi tutto ok, ma nel momento in cui la percepisco in maniera negativa è la fine. Comunque, una cosa che ho notato è che a volte soffro molto il silenzio. Forse a voi non sarà mai capitato perché magari avete persone che sentite al telefono, colleghi di lavoro che sentite via Skype, via Zoom, eccetera. Però a me può capitare che in un giorno io non parli con nessuno. E questa cosa del silenzio è abbastanza pesante, non me ne ero mai poi così tanto resa conto. Però, non so voi, però voi, domanda. Quando siete da soli in casa, parlate ad alta voce? Perché io sinceramente no, cioè io penso tanto, parlo a me stessa, però non parlo mai, ogni tanto faccio qualche esclamazione, mi capita magari di lanciare un urlo a Luna, però non è che faccio dei veri e propri discorsi e boh, forse il fatto di non parlare, di non articolare, usare la bocca durante il giorno, alla fine si fa sentire, cioè è molto alienante come cosa, devo dire. E quindi, vabbè, io ho la fortuna di poter parlare a una fotocamera, anche se parlo a me stessa, però so che in futuro, sono lungimirante, qualcuno mi ascolterà. Vabbè, quindi niente, se anche voi soffrite questa cosa oppure l'avete mai provata, fatemelo sapere. Magari ci sentiamo meno soli. Cercherò di parlare con qualcuno, ma infatti la cosa che noto è che se magari sono tutto il giorno a casa da sola, poi esco, vado al supermercato, cioè ragazzi, cercate di non incrociarmi, perché se qualcuno prova a chiedermi qualcosa, tipo, la signorina sa dove si trova questo? Io gli attacco un pippone, ma ragazzi comincerei anche a seguirlo, tipo, no ma sa che questo potrebbe essere qui, no però potremmo andare a cercarlo insieme. Cioè, si vede proprio che ho bisogno di instaurare dei rapporti umani. Vabbè, chiamerò più spesso mia mamma, che devo dire, o farò più video, vabbè. Comunque, in questo video vi voglio raccontare e aggiornare su un po' di cose che ovviamente siamo rimasti indietro, perché da un po' che non facevo video. Tra cui, in primis, una nuova possibile collaborazione. In realtà non stiamo ancora collaborando, però ci stiamo un po' scoprendo. E riguarda il sito di Look Fantastic. Look Fantastic è un negozio online di prodotti di beauty multimarca, quindi potete trovare dal make up alla skin care alla body care alla hair care, quindi davvero di tutto,
di qualunque marca, dalle più famose, quindi L'Oreal, Origins, eccetera, a marche più di nicchia, come, non so, ad esempio qui davanti ho questo Ameliorate, eccetera. C'è davvero di tutto, cioè cercate un siero, un contorno occhi, un ombretto, c'è. E ho avuto modo di scoprire questo negozio verso Natale perché è parte del gruppo di MyProtein, quindi c'è The Hut Group. E dentro c'è MyProtein e c'è anche Look Fantastic. Essendo parte del gruppo, a Natale mi hanno mandato una box con qualche prodotto che ho avuto modo di testare e provare. E vabbè, alcuni li conosco perché sono brand famosi. E quindi ho pensato di iniziare a vedere se questa collaborazione funziona. Perché, e qui vi lascio un po' di insights sul mio mondo, quando i brand decidono di collaborare con noi, devono anche capire se per loro noi possiamo funzionare. Cioè, sanno che io sono fitness, però io gli ho detto sì, però sono anche una ragazza. E so che chi mi segue ha anche interessi oltre a solo allenarsi, cioè non è che noi, me e voi, ci alleniamo e basta. Ci piace sistemarci, truccarci, curare la pelle, eccetera. E quindi, insomma, vogliamo vedere se questa collaborazione potrebbe funzionare. Ovviamente qui sarò molto trasparente nel dirvelo, il test per vedere è quante vendite faccio in questo mese e le vendite si tracciano con il link che vi ho messo, che vi metto qua nell'info box. Ovviamente c'è anche una parte di benefit per voi che è il 25% di sconto su tutto il sito, con il codice Fashions, che è sempre lo stesso, sia qui che su MyProtein che su Coro, e vi dà accesso al codice sconto, insomma. Sinceramente sono anch'io curiosa di sapere se è qualcosa che vi può essere utile, se vi può interessare. Io cerco sempre di creare delle collaborazioni con i brand che sì, piace anche, cioè, ovviamente piacciono a me, mi interessa a me, però quello che io penso di fare anche un po' un servizio per voi. Spero che sia cosa gradita e fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate. Basta. Detto questo, io adesso mi metto a computer, è tardi, sono le 11:20, quindi faccio un po' di mail, editing, eccetera. Cerco di avviare questo lunedì di sole, però è freddo. E poi faccio un po' di allenamento glutei. Glutei perché spalle e braccia sono un po' stanche, soprattutto da ieri, perché dovete sapere che dedico la domenica mattina per creare i contenuti della Road to Handstand, quel progettino che vi avevo detto che sto pubblicando su Instagram, dei mini video pillole con dei consigli per la verticale. Filmo a Busto Arsizio nella PT Room, e questa è già la terza domenica mattina, dove in un paio d'ore mi porto a casa un bel po' di contenuti. È abbastanza molto stancante, infatti oggi ho le spalle devastate, però insomma mi porto avanti, infatti sono state delle giornate molto produttive, sono molto soddisfatta, cerchiamo di cavalcare l'onda. Finché dura, ok, poi il giorno in cui verrà meno me ne posso stare sul divano a fare il mio uncinetto, del quale vi devo anche aggiornare perché secondo me vi siete persi una bomba. A dopo. Comunque, mai come in questo periodo bisogna trarre gioia dalle piccole cose. Ad esempio, io questa mattina ho fatto il bucato, l'ho steso fuori, ho pulito la cucina e ho fatto una lavastoviglie e ho appena infornato una torta. Sono delle piccole cose, ma devo, cioè, voglio festeggiarle perché significa che sto reagendo, perché la propensione a spendere la giornata sul divano in maniera apatica è grande, perché, cioè, vabbè, si sa, però fare delle piccole cose in casa ti fa reagire. Questa torta io spero che lieviti, perché veramente non capisco perché le mie torte non lievitano. Sono nel bel mezzo del mio workout, oggi gambe, come vi dicevo, con un mix tra cavigliere, elastici, bande
e attrezzi più pesanti. Questo è il più pesante che ho, è una sandbag da 20 kg e qui dietro ho una kettlebell da 14 kg. Nel mentre che va la friggitrice ad aria con i funghi e mentre c'è il radicchio in forno sto cuocendo il riso. Alcuni benefit di allenarsi a casa devo dire che ci sono. E nulla, i miei allenamenti gambe in questo momento non sono molto interessanti, cerco di fare il massimo che posso. Mi manca tanto, tanto, tanto squattare con un bel bilanciere sulle spalle. Ah, e tra parentesi, sì, questa è la mia workout location, cioè in mezzo tra il tavolo e il mobile TV. Perché l'altro giorno avevo spostato il tavolo qui, dove siete voi adesso, e mi ero allenata lì, però solitamente quello lo faccio quando ho bisogno di tanto spazio. Invece adesso che posso allenarmi in questo corridoio, non ho lo sbatti essenzialmente. Dicevo nell'ultimo video, in questo periodo ho molto tempo libero e gli sto cercando di dare un significato. Qualche giorno riesco, altri giorni non riesco. Oggi sono venuta al parco approfittando di questo sole caldo, ragazzi, primo giorno in shorts. Dovete sapere che grazie a un amico della Valle che è fotografo ho preso qualche lezione e ho davvero imparato qualcosa di sostanzioso. Cioè, ho quasi imparato a fotografare, non voglio dire che ho imparato a fotografare perché no, però ho imparato a capire la differenza fra diaframma, apertura di scatto, eccetera, tempi di posa, insomma, so di cosa stiamo parlando. E quindi adesso voglio provare a fare qualche scatto alla natura. Io amo scattare e fotografare la natura, amo fotografare i fiori, non so perché. Quando vivrò in campagna sarà un'ossessione. Comunque sono venuta qua a fare un pochino anche di prove. Tipo, guardate che bellezza che ho trovato. Cioè, ohio, come si fa a non passare ora a fotografare questi? Bellissimi. Api, oiui. Visto il bellissimo tempo ho deciso di fermarmi qua in riva a questa bellissima pozza a fare merenda, che mi sono andata a prendere in macchina in realtà, perché l'avevo lasciata lì perché non pensavo di farla qua, con dello yogurt, con un vasettino di yogurt, e qui ho dei mirtilli, fragole, delle mandorle, e queste le ho prese al mercato sabato. Se mi seguite su Instagram sapete che, perché non so se ve l'ho fatto vedere qua su YouTube, praticamente il sabato mattina io e Jimmy andiamo al mercato centrale di Milano e facciamo scorta di frutta e di verdura. E il mio libro me lo sono portata, sto leggendo questo qui che è The Supper Club in inglese. In italiano si chiama Le Divoratrici, è un po' particolare, non lo so. Devo ancora esprimere un'opinione al riguardo, intanto lo sto leggendo. E niente, merenda here. Olè, tornata in macchina, che freddo. È pazzesco come cale la temperatura appena va un attimo via il sole. E adesso vado al supermercato. Siccome, allora, a parte diciamo una cosa, e fatemi sapere se anche per voi, ma quanto state spendendo al supermercato? Cioè io in questo periodo non so perché riesco sempre ad andarci almeno una volta al giorno, una volta ogni due giorni, un po' per noia, un po' per almeno vado da qualche parte, un po' perché essendo sempre a casa mi viene voglia di cucinare, eccetera. Infatti sto spendendo un sacco, almeno non spendo in altre cose, però vabbè. Comunque, anche se sono chiusa in casa, rimango sempre io e rimango quella organizzata, perché è una mia caratteristica, io prevedo e provvedo, penso sempre un po' a tutto. Ad esempio, siccome voi penserete, sì, ma vai in shorts al supermercato? No, perché mi sono portata i pantaloni! Sì, super, tipo del pigiama, però adesso me li metto. E tra parentesi, amo avere una macchina.
Cioè, io amo questa macchina, vi giuro, ogni volta che mi ci siedo, dico io ti amo. L'ho chiamata Barry e forse questo non ve l'avevo detto perché ero ancora alla ricerca del nome. Alla fine l'ho chiamata Barry perché è un grande mirtillo. Un giorno ho fatto una story, non so perché, mi è uscito fra le emoji il mirtillo e ho detto, ragazzi, è un mirtillo. E quindi lì abbiamo pensato Mirta, Mirto, eccetera. E poi una ragazza se n'è uscita con una genialata, che vi giuro genio, dicendomi: potresti chiamarla Barry? Perché così insieme a Blue, il mio motorino, che tra parentesi è nel garage della Vale da mesi, fanno Blueberry. Ma di che cosa stiamo parlando? Niente, vediamo. Vabbè. E adesso vado all'Esse Lunga così in pigiama. No, all'Esse Lunga, al Lidl. In realtà mi ero anche fatto un outfit abbastanza carino. Quindi, why not? Del pigiama, crop top di allenamento con il pantalone sotto, se no, pronta. Sono arrivata al supermercato e vi volevo salutare e chiudere qui questo video. Grazie per avermi fatto compagnia, spero di averla fatta anch'io a voi. Basta. Noi ci vediamo al prossimo video. So che non vi ho detto tutte le cose che volevo dirvi, ma voglio provare, se la testa me lo permette, di fare più video in questo periodo, insomma, divertirmi un pochino di più, lasciarmi andare un pochino di più. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace e un commento. Ciao ciao!